Ciao a tutti nuovamente. Stanchi di stare in casa, stanchi dello smart working, stanchi della quarantena a cui siamo costretti, anch'io. Siete anche insonni, un po' come me? Siete dei gufi notturni, siete dei cinefili? Ecco, Massimiliano, ciao. E Silvia. Sì, siete tutti cinefili come me. E anche questa sera vi voglio proporre un film classico da riscoprire, da guardare, magari insieme, non insieme vicini o quantomeno a distanza di un metro, però insieme tutti quanti, diciamo, in collegamento virtuale. Siccome mi è stato detto giustamente che la volta scorsa, parlando del settimo sigillo di Bergman, con questi argomenti tipo la peste nera, il contagio, la morte, non è stata una diretta molto divertente, allora vi avevo promesso una commedia, avevo dato anche un indizio e questa sera parliamo dell'Appartamento di Billy Wilder, che è sicuramente uno dei miei film preferiti in assoluto, delle mie commedie preferite, dei miei film sentimentali preferiti e poi soprattutto c'è una coppia di attori superlativi, cioè Shirley MacLaine, che è la donna più bella del mondo, e Jack Lemmon, che è l'uomo più simpatico del mondo. Il film, come forse i più esperti di voi sapranno, è di Billy Wilder. Billy Wilder è anche lui un grandissimo, uno dei miei registi preferiti. Faccio una piccola parentesi, mi piace il segno della parentesi, una piccola parentesi pubblicitaria, che non è pubblicità perché tanto sto libro è esauritissimo, perché ormai è di 40 anni fa. Comunque, con i miei amici, i miei compagni cinefili, Marco Mione e Lorenzo Corvi, avevo scritto questo libro, l'unico exploit letterario saggistico che mi è riuscito, Come si fa un video digitale, dove nelle note di copertina, quando c'era la mia mini bio, si diceva che i miei registi preferiti erano Carpenter, Scorsese e Billy Wilder. Era più che altro una boutade, però in effetti Billy Wilder rientra sicuramente nella grazie, ciao Stefania. Sicuramente nella triade dei miei registi preferiti in assoluto. E parliamo di questo appartamento e soprattutto parliamo del perché non ho scelto A qualcuno piace caldo, Some Like It Hot, che è il film forse più famoso, quello più conosciuto da tutti di Billy Wilder. Beh, l'appartamento è il film immediatamente successivo, è un film del 1960 ed è, nonostante Billy Wilder fosse attivo, diciamo, come sceneggiatore già dagli anni 20, come regista a pieno titolo dagli anni 40, veniva già dal successo clamoroso di Double Indemnity, La fiamma del peccato, di Stalag 17, di Sabrina, Testimone d'accusa, quindi non aveva fatto solo commedie, aveva fatto anche dei veri e propri film noir. Aveva raggiunto un successo planetario, ovviamente con A qualcuno piace caldo. Aveva fatto anche, ovviamente, Quando la moglie è in vacanza, quindi insomma di film con Marilyn Monroe ne ha avuto esperienza e sono stati tra i suoi più grandi successi. Però io preferisco sinceramente L'appartamento, perché è un film più intimo, più sul filo del rasoio tra il dramma e la commedia. La storia è, per chi non la conosce, insomma, è la storia di C.C. Baxter, Jack Lemmon, che è un impiegatuccio di una società di assicurazioni di New York, che nella versione italiana del film viene chiamata Cicci Bello. E questo è in assoluto uno dei motivi per cui io sconsiglio sempre vivamente di guardare i film doppiati, ma sempre di guardarli in lingua originale con sottotitoli. Ovviamente, come vi dico sempre, anche L'appartamento, come tanti altri film, lo potete trovare online in diversissimi modi, torrent, Telegram, forse si trova anche su YouTube, questo lo devo verificare.
Comunque lo trovate in lingua originale, andate su Open Subtitles, scegliete, cercate il nome del film, The Apartment, e trovate mille mila sottotitoli, quindi veramente, ecco, cicci bello, non si è mai potuto sentire. Comunque, Cici Baxter, Jack Lemmon, lavora in questa società di assicurazioni, ed è innamorato di Frank Ubelik, che è il personaggio di Shirley MacLaine, che è una ragazza che fa andare su e giù l'ascensore. In questa compagnia galattica, la mega ditta, diciamo, di Jack Lemmon. Ovviamente Jack Lemmon è innamorato di lei, ma lei sta con il capo di Jack Lemmon e ha una tresca, ovviamente, con un uomo sposato. Questo è uno dei motivi per cui il film di Billy Wilder fu anche un grosso scandalo nel 1960. Lui si ispirò con I.A.L. Diamond, che era il suo sceneggiatore, si ispirò a storie acide di vita reale, gente che si era, diciamo, ammazzata per storie di tradimenti e di tresche proprio legate a un appartamento come quello del film. E perché c'è questo appartamento? Perché Jack Lemmon, Cici Baxter, il personaggio di Jack Lemmon, possiede un appartamento nell'Upper West Side di New York, e dà le chiavi ai suoi capi in modo tale che in pratica ci vadano a scopare con le segretarie, cosa ovviamente molto scandalosa per l'epoca. Tutti i vicini di casa che sentono i rumori dell'azione notturna pensano che sia lui a essere un playboy, e lui lascia credere. Lui fa questo cinicamente per avere una promozione nella mega ditta. Promozione che ovviamente poi gli arriva, ma Sheldrake, il suo capo diretto, che sta appunto con il personaggio di Shirley MacLaine, gli dice: sì, io ti do la promozione, ma tu mi devi dare l'uso esclusivo dell'appartamento. Perciò, che cosa succede? Vabbè, non vi voglio proprio raccontare per esteso tutto il film, ma chiaramente lui rimane molto deluso dal fatto che lui sarebbe innamorato di Fran, ma lei sta con Sheldrake. Lui rimane in questa famosa scena ad aspettarla davanti al teatro per ore, ma lei non arriva perché sta nel suo appartamento con l'altro. Dopodiché, chiaramente, l'altro è sposato, cazzi e mazzi, insomma, una serie di problematiche un po' acide, per cui lei, in pratica, tenta il suicidio con le pillole nell'appartamento di Cici Baxter. Quando lui lo scopre, parte diciamo, un secondo atto molto non molto drammatico, ecco, perché ci sono delle scene veramente esilaranti, ma comunque più agrodolce del film, in cui lui, che la ama, cerca in tutti i modi di salvarla, di convincerla a non tentare di nuovo il suicidio. Ed è lì, per esempio, che c'è la famosissima scena degli spaghetti scolati con la racchetta da tennis, che tra l'altro è un'improvvisazione totale di Jack Lemmon, una delle poche che Billy Wilder gli permetteva, perché Wilder è sempre stato molto uno di quei registi molto ligi alla sceneggiatura, per cui nella direzione degli attori ha sempre voluto che gli attori seguissero esattamente quello che scrivevano lui e I.A.L. Diamond. In questo caso invece è tutto merito di un'improvvisazione di Jack Lemmon, che canta queste arie operistiche improvvisate mentre fa gli spaghetti a Shirley MacLaine, per poi concludere con questo gesto, e lei gli chiede: ma come, scoli gli spaghetti con la racchetta da tennis? Sì, e devi vedere come ti servono le polpette, pa, con la racchetta. Comunque, vi faccio magari vedere il trailer per avere un assaggio di com'è questo film, di quali atmosfere ha. E questo è un trailer veramente molto divertente. Un attimo. Ecco, qual è il primo ingrediente per fare un film di grande successo come questo? Una storia molto
calda che scalda il cuore, un ragazzo e una ragazza. Ecco, qua in pratica vi fanno vedere il finale del film, che dopo analizziamo un attimo. Questa è la mega ditta di Jack Lemmon, bellissime le scene nella mega ditta. Anche queste ve le spiego dopo. Shirley MacLaine, la donna più bella del mondo, che accende lo schermo come un albero di Natale. Fred McMurray era Sheldrake, il cattivo del film. Normalmente faceva sempre film in cui era un bravo ragazzo e stavolta invece no. E ingrediente numero 3, Billy Wilder. Billy Wilder già allora, come vedete, era garanzia di successo. Ecco la scena degli spaghetti scolati nella racchetta. Vieni pure come sei a cena, gli dice lui. E voilà. Qui il vicino di casa che sente i rumori, no? E pensa che lui sia un maledetto playboy. E lo stanno facendo di nuovo. Si ride, si piange, c'è un sacco di azione. Tutto questo nel film L'appartamento con Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred McMurray. L'appartamento. Stranamente non c'era la voce che c'è adesso, no, che c'era diciamo negli anni 70 nei trailer. Salutiamo altri gentili ospiti. E niente, quindi cosa può rimanere ancora da dire sull'appartamento? Veramente un film che a me piace tantissimo e vi consiglio dal profondo del cuore, soprattutto ve lo consiglio da vedere in questo frangente un po' triste che stiamo tutti vivendo. Abbiamo più tempo di guardare film, guardiamo dei bei film. Avete visto la scena nella mega ditta di C.C. Baxter, il personaggio di Jack Lemmon? Anche lì c'è un aneddoto fighissimo. In tutte le scene in questa mega ditta c'è una prospettiva incredibile in cui praticamente vengono riprese queste scrivanie che si estendono all'infinito, diciamo in una parodia del capitalismo selvaggio, che poi Billy Wilder continua l'anno dopo nel 61 con 1, 2, 3, il film ambientato nella Berlino divisa tra Berlino Est e Berlino Ovest, che anche quello è una critica del capitalismo portata avanti comunque da un americano. E niente, praticamente lo scenografo, per quel che si sa, insomma, aveva creato questo trucco prospettico, costruendo veramente scrivanie sempre più piccole, sempre più piccole, sempre più piccole, e facendo sì che gli ultimi personaggi in fondo, seduti alle scrivanie piccole, fossero veramente dei bambini vestiti da baby boss, cioè con la giacca e la cravatta, e quindi anche gli impiegati erano sempre più piccoli in prospettiva. Questo è un effetto veramente esilarante del film. E poi naturalmente il finale che per me è uno dei finali veramente da colpo al cuore, anche Some Like It Hot, a qualcuno piace caldo, ha un finale iconico che tutti si ricordano, la famosa battuta "nessuno è perfetto". Billy Wilder aveva veramente un gusto particolare per le battute finali, no? Ecco, "nessuno è perfetto" se la ricordano tutti, però a me piace molto di più la battuta finale del film The Apartment, in cui Shirley MacLaine e Jack Lemmon si ritrovano finalmente. Lei ha lasciato Sheldrake, lui sta per lasciare la casa, sta per cambiare vita, si è licenziato dalla mega ditta. Lei corre in casa sua, sente un colpo, teme che lui si sia sparato per la disperazione, invece lui ha stappato una bottiglia di champagne per festeggiare il fatto che va a cambiare vita, no? E allora lei entra in casa sua, si siedono sul divano, lui le dice "Miss Kubelik, io la amo, la adoro", e lei gli risponde "stai zitto e dai le carte, shut up and deal", che è un'altra battuta bellissima per finire un film. Tra l'altro la
L'eredità di Billy Wilder, l'eredità comunque in particolare di questo film, è continuata a serpeggiare anche nel cinema moderno. Cameron Crowe, regista che magari non ricordate il nome, ma sicuramente avete visto qualche suo film, tipo Singles, Vanilla Sky e in particolare Almost Famous, il film che racconta le sue esperienze di critico rock in erba quando aveva appunto soli 15 anni, riprende papale, la scena del suicidio, del tentato suicidio con le pillole del periodo, diciamo, tra virgolette, di riabilitazione che il ragazzo attua nei confronti della ragazza che ama, esattamente preso di peso dalle stesse scene dell'appartamento. Beh, poi Cameron Crowe ha scritto anche il libro Conversazioni con Billy Wilder, cioè c'è proprio un collegamento diretto. Direi che stavolta mi sono dilungato veramente tanto, però ci tenevo molto appunto a parlarvi di questo film. Spero che lo vediate e che mi diciate che cosa ne pensate. So che per qualcuno di voi è già un film del cuore, per me è assolutamente uno dei miei cult movies. Su questo vi saluto perché non voglio annoiarvi troppo, vi rimando alla prossima volta. Cercherò di essere sempre, se possibile, leggero. Però alle volte il dramma capita. Sempre un piacere anche per me, vi saluto e vi ringrazio. Ciao.